da un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà è partecipazione. Benvenuti a questa festa della liberazione, perché è un ricordo che ormai tutti gli italiani e tutto il mondo deve tenere a cuore, perché la libertà è una cosa che dobbiamo goderla, averla, e non illuderci che siamo liberi, è vero? Assolutamente sì, la libertà è una cosa preziosa proprio per l'essere umano, proprio per l'individuo. Noi ci teniamo e abbiamo voluto insieme a Campania Felix avere questo incontro di, per festeggiare il 25 aprile la liberazione, che è una cosa che poi ne parleremo in studio, perché ci sono degli ospiti. Con i nostri, sì, carissimi ospiti, Annabella, Paolo, che sono lieta appunto di annunciare. Li vogliamo assolutamente presentare. Con immenso piacere, Sasà Trapanese. E qui Sasà Trapanese. Salve. Luca Napolano. Luca Napolano, che è qui. I Panama, i nostri grandi Panama. I Panama che non mancano mai agli appuntamenti importanti. Mai, non ne perdono una. E poi la nostra bellissima Deborah Cuccaro. Deborah, che pochi la conoscono, però. Poi abbiamo la grandissima Roberta Minieri. Roberta, meno male che sono venute queste belle cantanti femminili. Federica Savarese. Benissimo, pure Federica. E poi ci ha raggiunto un altro grande, Romeo. Infatti non è Piccerillo, è un grande, Romeo Barbaro. Fatemi un applauso. Grazie. Di studio, vai, perché... Bravo, Romeo. Noi vogliamo festeggiare questo 25 aprile senza essere tristi, perché anzi dobbiamo dare una risposta a tutto ciò che ci sta rattristando in questo periodo. Purtroppo finita la pandemia, che è iniziato? Un'altra pandemia. Una pandemia che è bruttissima, cioè la maledetta guerra. Contro l'Ucraina e questa aggressione, che noi non siamo noi a discuterne il piacere o non il piacere di Putin, che è lui che ha deciso questo, però non siamo noi esperti e politici per poter entrare in merito. Allora invece che facciamo? Cerchiamo di sdrammatizzare questa parentesi attuale, insomma, che stiamo vivendo. Ma già con te vicino, che non ti ho presentata ancora, noi abbiamo oggi questa signorina che sta presentando con Paolo Cuccaro. Grazie. A te, devo presentare io a te. Annabella Amoretti. Paolo Cuccaro. Eccoci, almeno ci siamo conosciuti, presentati, ma io voglio entrare nel merito subito. Infatti è la prima volta che io ho una scaletta in mano, perché
le scale logicamente fanno venire la fanno, la fanno. Esatto. Allora ho fatto una piccola scaletta perché gli ospiti sono tanti, milioni di milioni e quindi dobbiamo capire con chi parlare, con chi mandare un filmato o con chi ascoltare qualche canzone, perché abbiamo la bellezza di 6 brani da eseguire qui in studio. Esattamente. Quindi, meno male che sono venuti, se no che cantavo mi e te. No. Allora, Annabella, sì. Io vorrei insieme a te avere il piacere di presentare questo ospite. Allora, tanto per iniziare, deliziarci, Sasà Trapanese. Con la sua magnifica poesia. Salve, salve. Noi arretriamo così ti facciamo. Perché no, bello, vieni, 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 vieni. Diamo spazio all'ospite. C'è bisogno di una poesia, di una poesia seria. Allora, una poesia che secondo me è una delle più belle poesie di Salvatore Palomba, autore tra l'altro di canzoni meravigliose di Sergio Bruni. E la poesia ovviamente sulle quattro giornate di Napoli, questa insurrezione popolare che avvenne nel corso della seconda guerra mondiale nel 1943, quando i popolani napoletani insorsero contro i tedeschi e liberarono la città. O in 8 settembre, ero 43, satignetri russi ci sommino fuori barcuni matardeia. Uomini, femmine, vecchie, guagliuni che sapevano la storia malamente e guagliuni che non sapevano niente. Sapettero stessa che le capiva fa. Napoli non ti scordà, ma qua che ti arrimando lì. O 28 di settembre, lo 43, povombra e posilla che per fundanella, io ponda sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia. Io scugnizze cantava, iate ven, fatiente, carognuni, iate ven, strillava, correva e moriva. Moriva senza sapere, pa libertà, libertà senza discorso, comizi, bandiera. Bisogna libertà, la pecore e dolupa, bisogna libertà in l'omma che non sarà avvelenata ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non lo scorda. O 28 settembre 43, il popolo napoletano combatteva per cancellare 100 anni Lazzarone e Lazzarunata, Franceschiella e Franceschellata, Vermicella, Tarantella, Policinella e Colombina, festa, forche e farina e tutte sti cazzate che l'avevano inguaiata. O popolo napoletano combatteva e moriva per scrivere in da storia finalmente 4 pagine, tutte con stesse nomi, dignità. Napoli, non ti scordare. Qui merita l'applauso sia il poeta e sia Sasà. Ma al poeta soprattutto. Soprattutto, però mica è l'unica che sentiremo, che ascolteremo da Sasà. Giusto per iniziare, come assaggio della tradizione. Noi giustamente per i telespettatori a casa vedranno che abbiamo fatto un passo indietro perché potevamo coprire gli ospiti. Allora, noi andiamo avanti con un filmato, sì, vero? Infatti, il filmato delle quattro giornate di Napoli. Dagliele tu, va. Io invece la casa la tengo e dal cesso se vedo male. Di che profumo, proprio a tavola ti viene sta nostalgia. Pure sta creatura avete portato? Si chiama Gazzi, ma per accavare. E dove si trova sta casa tua? A Margellina, è una bella casa, e da un cesso... È ancora un biscia sotto, e sta sempre in braccio a mamma sua. Tu sta solo. A casa mia non ci sta più nessuno. Manco mamma ci sta. Queste sono le ultime patate. E domani? Dove ci squagliamo? Dobbiamo fare guerra. O peggio è per voi. Che è stato carcerato qua dentro. Annabella, eccoci. Tu che sei giovane, sì. Ma sicuramente uno sguardo a questo famoso film. Sì, è stato da brividi emozionante, poi visto e rivisto in passato ed è intramontabile, insomma, perché poi è da lì che è partita tutta la situazione, insomma, storica fino all'evoluzione di oggi.
E io vorrei, se mi permetti, vorrei iniziare magari a... Sì, e guarda infatti io che cosa ho. Mi faccio un passo avanti perché questo è storico, vieni. Esattamente, sì. Annabella, questo qua è un elmetto che fa paura a vederlo perché è un vero, ha vissuto la vera storia. Che ha combattuto la storia, però noi abbiamo qui chi l'ha indossato da ragazzino. Il nostro Domenico Formato. Domenico! Grazie. Domenico, puoi stare seduto, io ti porto il tuo... lo devo indossare. Elmo di battaglia. Penso proprio di sì. Va, vediamo come... Guardate, è uguale identico quando recitava nella parte di Cazzillo. Oh, prego. Allora, facciamolo... Un po' stretta. Sei scordato come si mette. Un po' stretta la visione. Adesso se togli gli occhiali, sei identico a come eri nel film. Domenico Formato, eccolo. Grazie. Qui. Cazzillo. Siedi, accomodati. Grazie. Accomodati perché non hai più l'età di quando facevi salti nel film di Loi. Però io scherzo perché siamo tutti in un po' più maturi d'età rispetto a prima. Però Domenico è stato uno che ha fatto la storia con quel film, grazie a Nanni Loi, certo, che ha potuto far vedere a tutto il mondo, non solo all'Italia intera, a Napoli, di quanto Napoli abbia combattuto per cacciare via i nazisti tedeschi, certo, sì, che avevano occupato la nostra bella città. E allora sentiamo un po' le emozioni che tu avevi avuto a quell'età, di che età, quanti anni avevi? Io all'epoca avevo circa 13 anni, 12 anni e mezzo. Le emozioni, devo essere sincero, non sono mai tramontate. Ancora oggi quando mi rivedo, ripenso un attimino al mio passato, ai miei trascorsi con Nanni, con il resto della troupe. Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con grandi artisti come Enzo Cannavale, Luigi De Filippo, Regina Bianchi, mia mamma, Pupella Maggio. Sono tanti sinceramente. Pensate che nel 62 la Titanus, all'epoca la più grande casa cinematografica al mondo, andò sull'orlo del fallimento perché fece contemporaneamente due film, Il Gattopardo di Luchino Visconti per i costumi e Le Quattro Giornate di Napoli per gli attori che annoverava nel suo cast. Poi c'erano tutte quelle comparse, quello non è un film, quello è un colossale che ha prodotto Nanni Loi. Ma infatti è un colossale. Io quando lo rivedo penso a quei tempi, non c'era la tecnologia che c'è oggi e per cui i film si fanno anche forse al computer, sì. ma veramente è stato un lavoro immane in quel periodo, sì, vero? Sì, sì, no. E ci abbiamo messo circa 14 mesi. Circa 14, tutto l'anno 62, più i primi due mesi del 63. E quindi uscì in prima visione, quando uscì? Verso il giugno-luglio del 63. Eravamo tutti bambini, tutti ragazzini. I fratelli Giuffrey c'erano anche. Vedere, io ricordo che andai al cinema e mi emozionavo, però avevo pure paura, perché la guerra fa paura. Certo. E lì si vede proprio la vera guerra, la bravura di Nanni Loi, di tutti voi attori, attrici che recitavate per questo film. Avete dato veramente il massimo, io ancora oggi mi emoziono, è vero anche voi, no? Rivedendo Le Quattro Giornate di Napoli che ci appartiene come storia. Esattamente, infatti anche la metropolitana, non a caso, Quattro Giornate, la metropolitana, c'è la famosa la piazza quattro giornate, sì, la metropolitana chissà su Nava. Noi a stento si andava dopo in carrozzella e noi dopo ritorneremo. Una soddisfazione immensa che mi è rimasta è stata quella di essersi complimentato con Mina nello stesso Loi per la scena della morte, perché lui non pensava mai che io, non avendo fatto alcuna scuola di arte eccetera, potessi inscenarmi in quel modo. Difatti disse buona la prima e si fermò lì.
E dopo la vediamo questa scena, però intanto facciamo un po' di musica. Adesso momento musica. Anche sempre appropriata. Momento musicale, ovviamente sì, sempre in tema, restiamo sempre in tema, non usciamo dalle righe. Allora diciamolo ai telespettatori. Allora, sono lieta di annunciarvi e presentarvi una grandissima artista, bellissima, raggiante, che dal primo momento ho sentito la sua voce e mi sono commossa tantissimo, Deborah Cuccaro. Deborah, con Bella Ciao, facciamo Bella Ciao. Un omaggio anche a questo brano meraviglioso. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella, ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Grazie mille. Spontaneo anche perché il brano è sempre emozionante, questo caspita, brano. Caspita, poi fatto in questa versione e cantato da una giovanissima, quindi significa che ancora la storia bisogna prenderla in considerazione, esatto, perché sì, noi siamo un popolo. Noi siamo un popolo che dimentichiamo facilmente le cose brutte. Da un lato va bene, però dall'altro, insomma, non dobbiamo ritornarci nelle cose brutte, invece siamo un po' masochisti. Prima o poi ritorniamo sempre a farci dominare e a fare le cose che non dovremmo fare. Allora, io ritornerei un attimo Assolutamente, infatti era quello che volevo accennare. Vai, allora, a chi dobbiamo sentire? Al nostro caro Domenico, dobbiamo continuare per forza. Domenico, infatti tu c'hai... Domenico Formando, non ci può lasciare così? No, ma oggi è lunedì, quindi è lunedì festivo, però Domenico è festivo anche lui. Indubbiamente. Domenico, parlavi della scena della morte, quando quella brutta mitragliata ti fece cadere a terra nella strada. È veramente, sembra reale, veramente bravo, sono passati grazie. Anni, ma io ti dico bravo. Grazie. La vediamo un attimo. Che ha fatto? Tu, ma te voglio no! Non mi credi, ha fatto un esercito da ielo, t'ho giuro, t'ho giuro! Ferma!
Ma che stai andato a fare così grosso? Facciamo tutto, tutta l'ossa! Tutto a me! Emozionante. Bravo, veramente. Bravissimo. A quell'età non era facile fare fingere di morire, ma sei morto proprio bene. È una battuta, ma veramente sei stato bravo. Io l'ultima tua, il tuo ricordo su questa morte di questo film, dopo come vennero vicino, ti portarono i fiori? Che fece? No, avevano programmato i funerali di Gennarino, però poi successe che non riuscirono a girare, a fare le riprese, perché si era nella zona del centro di Napoli, verso Sant'Alfonso de Liguori, a Carlo III, e lì la zona era piena, almeno all'epoca, di piccioni, di go, e non potevo andare perché i tempi erano i piccioni, non gli era consentito di fare. Ah, certo. E difatti quella scena l'annullarono poi. C'erano stati questi funerali, scognizi che mi portavano in spalla, e fu annullata poi come scena. Probabilmente sì. Proprio per questo motivo, perché non c'erano piccioni all'epoca. No, se la gente che fa i venivano fuori, picciava, la gente che picciava. Nanni ci ha lavorato una settimana su quella scena. Sui piccioni. Sì, piccioni che si intromettevano. Hai ragione, perché gli scugnizi poi erano i veri protagonisti. Certo, sì. E allora proprio, bravo, proprio parlando di scugnizi, degli scugnizi, noi abbiamo un qualcosa che Romeo dopo ce ne parla, perché è proprio il canto dello scugnizzo. Abbiamo un filmato che il regista Peppe ci manda cortesemente, e poi dopo parliamo di questo brano scritto anche proprio dedicato agli scugnizi. Non l'ha già vista, ma mi ha rito, cara, non esiste, sono capace, non so come risto, e niente guerra, fammi assai più triste, ma pensa allora, Napoli resiste, a pensa allora, Napoli resiste, a pensa allora, Napoli resiste. Do marcato, non scugnizziella, terra c'è arrestata, che sta pochina, ragna la sparata, la vecchia guarda e dice quanto è bella, ma baratale qua la masaniella, ma baratale qua la masaniella, ma baratale qua la masaniella. Ho 43, la scusa rinde, di cambiese piazza, sono disperata e fanno cose pazze, 60 anni spara tutto pizzo, sono che guaiune, Napoli, sono che scugnizzo, sono che guaiune, Napoli, sono che scugnizzo, sono che guaiune, Napoli, sono che scugnizzo. 43, tutta la sera si spara nei botte, ma che stavolta non è più ricotta, e mi soffoca e l'ambare scoperta, se verranno scugnizzi a combatte, se verranno scugnizzi a combatte, se verranno scugnizzi a combatte. La quarta giornata, chi non te ne fucile, monte prete, e quando sta città si è liberata, bevi culo e quartieri a basso porta, c'è resta le scugnizze a caso morte, c'è resta le scugnizze a caso morte, c'è resta le scugnizze a caso morte. Allora, io a questo proposito ti chiederei tantissimo, Paolo, a sentire il nostro carissimo Sasà. Sasà, che sicuramente c'hai qualche poesia dedicata alle guerre. Alla guerra. Ebbene, abbiamo una delle più belle, scritta nel 1914, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, da Trilussa, ed è una poesia che mi pregio di uno dei miei più grandi maestri, interpretava in maniera sublime, e parlo del grande Gigi Proietti. A guerra fai la ninna, fai la nanna, che nel mondo non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo, tra le spade e i fucili, degli popoli civili, tra la gente che se scanna per un matto che comanda, che se scanna, che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non si vede, ma se serve da riparo al sovrano macellaro, questo covo d'assassini che ci insanguina la terra, lo sa bene che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse.
Fa la ninna, Coccobello, finché dura il suo macello. Fa la ninna che domani rivedremo li sovrani che se scambiano la stima. Buoni amici più di prima, so cugini e fra di loro so parenti, non si fanno complimenti, torneranno più cordiali di rapporti personali e riuniti fra di loro senza l'ombra d'un rimorso. Ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. E quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Grande Triluzza. Ecco, questa la bellezza, Annabella, di stare qui in questo salotto, vedi, Campania Felix ci ha dato questa possibilità di esprimere anche dei pensieri, delle canzoni, delle poesie, che non è una cosa, noi non siamo storici per cui riviviamo un po' la storia, ma dei ricordi perché mai più guerre, le guerre non devono esistere più. Però grazie a questo noi continuiamo sempre, dopo il film... Sì. Infatti vorrei appunto, dopo il film appunto Bruciate Napoli con il nostro Luca Napolano. Sì, vorrei... perché... Grazie. No, ma vieni. Perché ha pronunciato Bruciate Napoli. No, Bruciate Napoli lo so che è un qualcosa che tu conosci bene, ma Annabella è una giovane che non l'ha visto ancora. È una chiave intimistica che ha creato Arnaldo Delle Ali, un mio grande regista, un grande maestro, scomparsi pochi mesi fa. Purtroppo. E ha collaborato anche Domenico Formato, il quale aggiungo, se me lo consentite, sì, se fossimo stati in America, Domenico Formato e anche altri sarebbero stati delle star hollywoodiani. È vero. Però purtroppo ci dobbiamo accontentare di stare in Italia con delle dinamiche un po' particolari. E questo noi lo sappiamo bene perché Luca Napolano è un interprete straordinario di canzoni di Giacca. È un pianista eccezionale perché lui è venuto qui, ha fatto rivivere un po' il suo lavoro musicale dedicato a E a Mario. E anche in questo caso abbiamo qualcosa di E a Mario sulla guerra. Sì, contestualizzato nella guerra di Etiopia. Ecco. E non so se la regia manderà in onda una lavandina condivisami dal mio grande sì. amico Antonio Sciotti, che fu pubblicato alla Sala Roma nel 1935, interpretata da Gennaro Pasqualiello. Benissimo. Serenata a Selassie. E l'imperatore quindi... è Selassie dal 30 al 1974. E a Mario, che era un cronista, fotografava tutti gli eventi, i soldati dell'epoca chiesero al sommo poeta: commentatore, vi dice qualcosa che ci incoraggia per gli a combattere? E a Mario scrisse Serenata a Selassie. Ascoltiamola. Bene. Tu che sei la Selassie, capa forza non vorrei, ma chi la fa, passa la, logo non busta. Ma quando vuoi, capa forza non li hai, vai cai là. Porto la civiltà.
Grazie. Complimenti, fantastica interpretazione. Il riferimento storico chiede un successone, Gennaro Pasquariello. Ebbe una. Quindi interpretate no, non da uno qualsiasi, ma grande era un grande Pasquariello, no? Luca, però prima che tu lasci lo studio, perché sappiamo che c'hai un impegno importante. Io infatti volevo appunto annunciare, se possibile, magari la regia, insomma, di farci vedere questi due filmati di Bruciate e Napoli. Se andrà bene, quindi se è bello. Cambiamo l'obiettivo su quella, mettiamo il centro su quella, mettiamo il centro sulla sovranza. Tre minuti e giriamo, dai. Sette Napoli, 1-4 quarta. Soltanto qualche giorno. Poi eseguiremo gli ordini di Berlino. Ridurremo Napoli cenere e fango. Thank you.
altro contributo storico ci hai portato, Luca? Sì, avete visto nelle immagini che la regia ha mandato in onda, molti amici, la coprotagonista insieme a Mariano Rigillo, la mia grande amica Maria Rosaria Virgili ed altri, capitanati da un grande Arnaldo delle Aghe. Grazie di avermi invitato. No, ma soprattutto però, prima che vai via, dobbiamo ricordare che c'era anche Domenico. Certo. Ma pure qua l'hanno ucciso. Domenico, passaggio, se mi è consentito. Lancio pallone, può fare un passaggio. Siccome con Arnaldo si era stabilito un rapporto fraterno, ci stimavamo, ci volevamo bene, e allora lui mi raccontava che stava preparando un qualcosa, un film da fare in Calabria, dove lui andava abitualmente a villeggiare. E dico, ma hai riservato la scena pure a me? E beh, certo, se non può mancare, certo. E dico, vabbè, speriamo che non mi fai morire la volta. No, stavolta fai la scena dell'impiccato. Ottimo. Come disse Ugo D'Alessio, che bella morte che faceva. Va bene, Luca, noi grazie di avermi invitato. Una lascio... liberazione. Sì. Grazie a te per averci onorato. Sempre la nostra libertà di pensiero e di parole. Grazie Luca. Passiamo il microfono a Romeo, andando, se ci fai la cortesia, passiamo il microfono a Romeo Barbaro, che è venuto a trovarci facendo una sorpresa, perché Romeo non era tra i nostri ospiti oggi. È stata una sorpresa. Siediti al posto di Luca, vedi, c'è una postazione. Beh, è stata una gradita sorpresa. Grazie. Insomma, è stato un po' lungo di nascita. Vabbè, Romeo, però tu sei uno che... Sì. È un semplice, un vero. Con la tua musica hai fatto tanto, anche con i brani proprio popolari. No, ricordo una cosa, ricordo il canto degli Oscugnizzo, che abbiamo fatto 25 date con Eugenio Bennato anni e anni fa, penso che stasera si ricorda, insomma, era a sud di Mozart, era il concerto, e facemmo una 20 date e abbiamo fatto il canto degli Oscugnizzo addirittura in Tunisia. Sta parlando di cose molto belle. Cioè, era a sud di Mozart, cose artistiche straordinarie. Un sacco di musicisti, Arnaldo Vacca, Erasmo Petrinca, insomma, il gruppo storico nostro della musica popolare. E ultimamente guardavo delle foto e ricordavo proprio che. Mo, perché dico questo? A parte che è il canto dello Oscugnizzo. Dico questo perché, insomma, era sentita. Io sentivo che c'era un certo interesse nell'aria di ascoltare, perché ci sono tante belle cose dette in quel brano, in quel testo, tipo i nulla giovista ma manna ritta che era un fascista piessaista Napola rasista, per cui delle cose molto 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 pungenti nel senso proprio storico della parola. Eugenio poi è un maestro. Certo, ma poi la bellezza dei cantautori, specialmente i napoletani, hanno il coraggio di dirle delle cose in musica, ma hanno il coraggio di dirlo. Questa è una canzone di tutti quanti, accennavamo, insomma, di Gabbè sulla libertà, no? Certo, sì, libertà. Sì. E poi quello di Trilussa che diceva, che ha recitato divinamente mia amico Sandro Danese, che non ti vedi che si commenta da solo. Pensate che questo brano di Trilussa, che insomma Nina Nanna Nina Nanna, addirittura Claudio Baglioni lo canta, lo sapete? Sì, caspita, sì, cantata sì, Claudio sì. Baglioni con il riarrangiamento di Coggio, quindi sì. Praticamente io l'ho sentita arrangiata da un moderno Baglioni, Nina Nanna di Trilussa. Forse i giovani non lo sanno, ma cantava Nina Nanna della guerra. Era nella guerra, non so se mi ricordo. È stata utile questa tua... No, perché io ricordavo così. Sì, da... no, ma sai perché? Perché noi è quello arte. Che abbiamo è arte, bravo Sasa. È arte, è storia, è il vissuto che viene fuori dall'artista, non l'improvvisazione, amore mio. Ma quello che... io dico una cosa, chiedo scusa l'interruzione. Prima di... a volte noi diciamo una cosa, sì, è bello recitare, tutto cantare, tutto suonare... Però la storia ci insegna delle cose, lo studio della storia ci insegna delle cose. Quindi ascoltare, io dico sempre ai giovani, ascoltare sempre musica e poi fare musica. Perché bisogna avere una cultura
musicale per parlare di una di quello che poi gli esami non finiscono mai per cantare soprattutto perché quasi tutti i maestri io conosco qua sono più maestri che a Napoli che però no è vero insomma, certo oggi io facevo molto improvvisato con un amico chiamai la classica battuta del signor Forman gli diceva pronto ci sta capito chiama il medico e dice pronto ci sta no guardi mio marito è in concerto. E chi lo diceva? Chi lo diceva opera? Mio marito, Uto Ughi, scusatemi. No, dice il marito perché? No, perché era chirurgo e quindi suonava. Ah. Mio marito è in concerto. Vabbè, chiamerò Uto Ughi per farlo operare. Infatti, a volte... No, no, dico, nel senso che bisogna avere rispetto. Io conosco tanti, ma pensate anche mio fratello suona il pianoforte. Però è un medico. Mo dice una cosa. È importante lo studio, è importante la cultura quindi vero, noi abbiamo una gioventù bellissima che ha una capacità di apprensione e poi sento veramente, io credo nei ragazzi, quindi nei giovani che Romeo, sono bravissimi, vedi, che noi abbiamo messo i nostri talenti, guarda, non potevi scegliere di più penso che anche i Panama mi diranno questo, no? Anche voi fate musica da tanti anni, ascoltate Romeo, no? Abbiamo detto mettiamo i giovani da parte, se sono fallati pure loro. No, 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 io non sono giovane, sono, bravi. Sono un po' più, diciamo, più grandicelli, ma insomma, sì, però loro fanno musica tante anni. E sono in bravi. Effetti chiedevo io consiglio a loro, sì. Che ci sono tanti ragazzi che loro ascoltano. Come no? Sono bravi, veramente io vorrei dire bravi, anche una cosa importante, cioè, sentiamo Annabelle. Semplicemente una nozione di Jim Morrison a proposito appunto della musica. La musica, cioè la vita senza la musica sarebbe un errore. Ecco qua, girati. Bravo, Jim Morrison diceva questa sarebbe cosa. Sarebbe un errore. Molto bella questa cosa. Poi comunque, ho parlato di Nanni Loy, signori. Ma la bellezza è che tu entri così in un salotto che ci fa parlare anche di tutto, soprattutto di arte. Stavamo parlando della liberazione e questo ci ha liberato anche da questo marchio che tutte le volte dobbiamo dire sempre cose storiche. Ma noi parliamo soprattutto di arte, perché l'arte aiuta a non fare le guerre, vero? L'arte muove il mondo. Allora sentiamo Sasà con una poesia sua. No, sua di creazione, ma di declamare. E di Pau Casals. Ah, pensavo di Paolo Casals. Pau Casals. Sentiamo. È un ammonimento molto bello che fa questo grande poeta ai giovani, ai ragazzi e soprattutto a noi che insegniamo ai nostri figli ad amarsi, a rispettarsi. Ogni momento che viviamo è un momento nuovo e unico dell'universo, un momento che non tornerà più. E che cosa insegniamo ai nostri figli? Insegniamo loro che 2 più 2 fa 4 e che Parigi è la capitale della Francia. Quando insegniamo loro anche che cosa sono? Dovremmo dire loro, ma tu lo sai che cosa sei? Eh? Sei una meraviglia, sei unico in tutti gli anni che sono passati, non c'è mai stato un altro bambino come te. Le tue gambe, le tue braccia, le tue dita abili, in modo che ti muovi come puoi. E tu potrai diventare un Shakespeare, un Michelangelo, un Beethoven. Hai la potenzialità per tutto, sì. Sei una meraviglia. E quando crescerai, potrai allora far male ad un altro che è come te. Una meraviglia. Occorre lavorare. Tutti noi dobbiamo lavorare affinché il mondo sia degno dei nostri figli. Che bello, che bello. Che grandi insegnamenti, guarda che mettere in pratica queste cose veramente, come vedi io dicevo, queste belle parole e questi spettacoli, che noi lo chiamiamo spettacolo, ma in effetti stiamo facendo un salotto, e dobbiamo invitare i giovani, perché i giovani si sentono esclusi. Quando si sentono esclusi i giovani perché pensano che è un argomento che non interessa, fanno altre cose, si mettono con i telefonini, con i tablet e si escludono. Invece bisogna coinvolgerle, le ragazze, i ragazzi
che vadano sempre a fare la bella passeggiata e il corteggiamento, perché certo, lo dovete fare, ragazzi, non dovete stare solo con i telefonini ti amo, ma il ti amo si dice anche da vicino. Quindi sono tutte belle cose che noi certo, cerchiamo di dare un messaggio. Vorrei sono dei messaggi che noi lanciamo. Sentiamo una giovane. E no, che comunque noi dobbiamo anche imparare a conoscere le nostre radici, cioè da dove proveniamo, la nostra provenienza, quindi tutta la nostra storia. Cioè è importante conoscere anche il nostro passato, delle vite passate, delle persone. E allora sentiamo qualcun altro. Chi vogliamo sentire? Lui sentire vorrei... una bella canzone. Io una bella vorrei canzone. Continuare perché c'è qualcosa nell'aria, non so perché, qualcosa mi dice che... Andiamo. I Panama! andiamo a Panama, va, forza. Andiamo a Panama, sì, partiamo, viaggiamo. Non ci dici prima qualcosa? Facciamo prima la premessa, perché siete qui, scusate. Perché Panama. Siamo qui? Perché? Perché sì, non sei venuto? Perché siamo qui? La domanda è questa. Alzi la mano, così mi va. La cravatta. Ma lui deve prima sentire un qualcosa. Sì, 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 no, ma siccome Lorenzo dei Panama è anche un fine dicitore, lui... No, mi racconta... Voglio aggiungere una cosa storica che... Vieni davanti alla telecamera però, eh. Non ti mettere... Ti metti in dei pizza. Ti danza a me, ma... No, vabbè, volevo dire, parlando del discorso di... No, e però parla delle parla la camera. Te la reggo io. Te la reggo io, vai. Ah, reggi tu. Se ti ho detto, non siamo comici. Allora, storicamente, no, vabbè, io facevo riferimento a quella che era la liberazione vista dai napoletani, no? Cioè vista storicamente da quello che è il punto di partenza, dove è stato il fascismo, è stato cacciato. Quindi parliamo dal mausoleo di Posillipo, no? Dove sappiamo che sono, diciamo, riposano i resti 17... ragazzi che hanno combattuto, diciamo, le quattro giornate. Quindi volevo soltanto dire che Napoli, le macerie che Napoli non dimentica, sono le macerie della ricostruzione e anche della canzone che ha aiutato questa ricostruzione. Infatti una serie Santa Chiara, così come il brano che presentiamo adesso, no? Simmi Napoli vai sai. Cosa parla questo brano? Però parla di questa famiglia che come riscatto riparte una mattina, prende le vesti più belle, la carrozza più bella e va in giro per Napoli per dimenticare e per vedere quelle che sono oramai le cose belle rimaste di Napoli. E lì il paesà, volevo riferirmi, è riferito appunto al fatto che gli americani a noi ci chiamavano paesano quando arrivavano, che era l'unico modo da emigrante, poi ci colleghiamo dopo all'altro brano, per trovare quel connubio fra il napoletano e l'emigrante napoletano che ritorna nella sua terra. Quindi tenevo a dire questo perché abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di episodi importanti, però a volte dimentichiamo che momenti di drammatici come vedere il monastero di Santa Chiara, diciamo, distrutto, la stessa chiesa di Gesù Nuovo che leggevo da qualche parte che addirittura nasconde ancora i resti di un ordigno bellico inesploso da qualche parte. Quindi tutto questo ci fa pensare che Napoli è una delle pietre miliari, no? Della ricostruzione. Certo. Guarda avanti sempre. Guarda a me, ci fai sentire la canzone, allora, siamo contenti. Questa storia noi la vogliamo riportare con un arrangiamento fatto semplice di un brano bellissimo che è Simmi Napoli vai sa di Fiorello e Fiorillo e Valente, che poi abbiamo letto che purtroppo dopo due anni l'autore è morto e non ha potuto vedere il successo il brano. Vabbè, però abbiamo Peppe Valente, Che ti hai portato? Gli stessi strumenti dell'epoca. Veramente, abbiamo trovato gli stessi strumenti. Tarantella facendo i secondi non vale più a niente, ho passato a pezzare. Quando non ci stanno i dramma, una carrozza è sempre pronta, ma dall'angolo sta già. Caccio in enno crespo giallo, mietta vesta e chiuccarella, con una rosa in di capilla, sai che invidia un po' a me. Tarantella facendo i secondi non vale più a niente, per come o perché. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, una nenna ancora ancora, una canzone per cantare. Chi ha avuto, chi ha rata,
ascoltarmi ciò passato, si menava la paesa. Tarantella sto mondo è una rota, chi sa che si aiuta, chi sta a carè. Dice buono molto antico, che si sconde nei peccati. Oggi a me rimane a te, in un poco fatta fine. Penso male e penso bene, ma sta bocca pura lina. Cerca mia basa basa. Tarantella ciò mondo è una rota, vediamo un minuto che sta per passare. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male. Una nenna cora cora, una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha dato, dato, dato. Scordarmi ciò passata, si minava la paesa. Tarantello cucciere un amico, non garre più viga domanda portà. Morrenne mo cantando, sei scordato copri fuoco, po' soltanto cammanà. Quando sta a Santa Lucia, signori, ci dice a noi, che ci stava a casa mia, sono rimasta sul tandì. E che niente sa via, ma buona nostalgia fa presto a fornì. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male, una nenna ancora a cuore, e una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha dato, dato, dato. Scordammi ciò passata, ci menava la paesa. Chi ha avuto, 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 chi ha dato, dato, dato. Scordammi ciò passata, ci menava la paesa. Grande, Che ha avuto Arad. Beh, questa è il dopoguerra, questo è il dopoguerra, vedi? Canzoni messe sì, con il vero, guardando e camminando per la città. Sposare questo connubio però, no? Ma no, che bello. Ma voi dopo però farete un altro brano. Ve lo obbligo. Invece adesso andiamo avanti anche con la poesia, perché sa, quello che arriva dalla tua voce. Arriva a casa, mi hanno già messaggiato, hanno detto di sentire ancora qualcosa da Sasà Trapanese. È una piccola chicca di Rodari, grande Gianni Rodari, che ha scritto molto e tanto, soprattutto è anche per i bambini. Ed è contro la guerra. Ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Mai. Io mi avvicino a Romeo perché Romeo si è fornito di 3-4 microfoni per paura che non facciamo parlare più. Romeo, uno lo puoi tenere, però io vorrei passare a Deborah, così abbiamo un'introduzione, se la vuoi leggere da qui o in piedi come vuoi. Io ti lascio fare perché ecco il coinvolgimento dei giovani. Volevo annunciare Deborah che legge Monastero e Santa Chiara. E poi, vabbè, Federica che canterà anche lei Monastero e Santa Chiara. Monastero e Santa Chiara. La guerra è finita, ma un lungo, terribile e disordinato terremoto percorre l'Italia. I tre anni del dopoguerra, il 1945, il 46 ed il 47, sono anni intensissimi, pieni di gioia, di speranza, di illusioni, di violenza, di divisioni e di scontri. L'Italia, vestita di stracci, ha subito danni per 100 miliardi di lire dell'epoca. Palazzi bombardati, strade distrutte, ponti crollati. Per arrivare a Milano da Roma ci vogliono 32 ore. Manca il pane, i corpi scheletrici e visi scavati degli italiani sono quelli di ladri di biciclette, Sciuscià o il bandito. Scioperi, manifestazioni, occupazioni di terre costano centinaia di morti.
Napoli è una delle città più ferite, dove nel 1945 Michele Galdieri scrive Monastère e Santa Chiara, dove la basilica trecentesca, bombardata dagli americani, diventa il simbolo delle devastazioni belliche. Nasce la democrazia, si rimuovono le macerie, si riempiono le balere, si balla il boogie boogie, mentre vendette e regolamenti di conti fanno contare, soprattutto al nord, quasi 10.000 morti e la scia di sangue lasciata dalla feroce dittatura nazifascista. Tra i partigiani ci sono state 45.000 vittime, in 5.428 eccidi nazisti appoggiati dai fascisti di Salò hanno massacrato 23.461 civili inermi. Ecco poi Federica Savarese che canterà e ci onorerà del Monastero di Santa Chiara. Prego. Rimal, ma vorria partista se lontano no, non ci resisto più. Dice che c'è rimasta sullo mare, io stesse prima il mare blu. Monasteri e Santa Chiara, tengo coro scuro scuro, ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle capemonta, il suo coro ma si schianta quando sente rire gente che si è fatta malamente sto paese, ma perché? Che già fa, ma fa paura se torna. Paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse ritta verità, tutta ricchezza in Napolero coro, dice che ha perso pure chi lo l'ha. Monastere Santa Chiara, chiuso rindo a quattro mura, quando femmina sincera si perdeva nell'amore, si sposavano a Gesù. Fontanelle capemonta, mo si perdono un amante, già una tena una ticina, che una femmina innocente, dice a gente non c'è più. No, non è vera, no, non ci crederà, e mora questa smania torna a Napoli, ma che già fa, ma fa paura se torna. Buonasera Santa Chiara, tengo coro scuro scuro, ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Da brividi praticamente, mi hai fatto quasi piangere. Eccolo, 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 questo lo prendo io. Sentiamo Federica, che hai voluto partecipare a questa giornata dedicata al 25 aprile, giornata della liberazione. Che ti ha portato nel cuore cantare questa canzone, perché l'hai cantata veramente con sentimento? Ti ringrazio, sicuramente molta emozione. Molta emozione, ed è stato come rivivere quei tempi,
anche se non ero ancora nata, ma c'era comunque una forte diciamo presenza di questa canzone, delle sue parole, della melodia in me. Ed è vero, quindi trascina ancora dopo tanti anni, che è stata scritta proprio in quel periodo del dopoguerra, pensando a queste distruzioni di Napoli, e ancora oggi fa effetto. Sì, l'ho rivissuta in tutta la sua intensità. E questi sono messaggi che quando una giovane come te e un giovane come te, è vero Annabella, dicono ma io non ero mai sentito questa canzone, però mi ha trasmesso un'emozione. No, infatti, e quindi, veramente ha colpito proprio tanto. Io l'avevo già sentita però, nonostante sì, non sono della generazione. Era nato un monastero, no? Che no, era sempre chi le Santa Chiara. perciò voglio dire. Grazie a Federica. Grazie. Allora, continuiamo con il programma. Allora, io in realtà vorrei aprire un'altra parentesi, sempre con la nostra bellissima Deborah, con Tamburriata Nera. Esatto, ma non è che la canta... No, ovviamente. Non... Ce la spiega, perché anche questa è una cosa che va spiegata. Che va spiegata, certo. Perché ognuno sente... E si pensa solo al fatto musicale. Certo, allora. Prego. Tamburriata Nera racconta la storia di una donna che mette al mondo un bimbo di colore, concepito da un soldato durante l'occupazione americana. La donna, tuttavia, accetta il figlio, forte del proprio amore materno. L'intera vicenda è raccontata da una specie di coro greco, che ironizza sul fatto che per quanto la donna rigiri il figlio, o gli affibbi nomi italiani come Ciccio, Antonio, Peppe o Ciro. La vera storia della canzone. Nel 1945, Edoardo Nicolardi è dirigente amministrativo di un ospedale di Napoli. Nel reparto maternità succede un fatto strano. A una ragazza napoletana nasce un bambino dalla pelle nera. Qualcuno cerca delle scuse, forse è qualcosa che la scienza non sa spiegare. La realtà è invece chiara. L'anno prima erano entrati a Napoli i soldati americani e fra loro molti uomini di colore. Da allora i casi di bambini nati con la pelle nera erano diventati frequenti. Edoardo Nicolardi, che ha già scritto i testi di canzoni napoletane di un certo successo, fra cui la celebre Voce Notte del 1904, va a casa e scrive il testo di Tamburriata Nera. Figli della guerra, Edoardo Nicolardi, il suo consuocero e ammario, celeberrimo musicista, la mette immediatamente in musica e nasce una canzone ironica e delicata, fra le più belle e trascinanti della storia della canzone napoletana, l'inno dei figli della guerra. La canzone diventa forse la migliore testimonianza delle condizioni di vita della Napoli del primo dopoguerra ed in tutte le città italiane dove la vita lentamente ricomincia. E grazie Deborah. Grazie Deborah, grazie. E Roberta Minieri vorrei chiamare, palco, prego, che ci onorerà del brano Tamburriata Nera. Prego. Grazie.
fino a grano, grano cresce, riesce o non riesce, salga il grano, grano cresce. Roberta Minieri, anche lei ha voluto omaggiare questa giornata del 25 aprile. Ringraziamo Roberta. Abbiamo visto questa, hai ascoltato una sì. Interpretazione e arrangiamento un po' particolare. Sì, è un arrangiamento diverso, diciamo, da quello che ascoltiamo normalmente, fatto con arpa e mandolino. Bello. Dal maestro Pierangelo Fevola. E il ritornello sì è un po' più lento rispetto a quello che ascoltiamo solitamente. Beh, ma ci sono tante interpretazioni. Romeo ne è poi un cultore di questo genere. Veramente bello, devo dire la verità. Particolare, molto bello, è più sentito, no? Perché sì. Forse più da salotto, giustamente. No, da ascolto, guardi, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sì. Io sono contro a urlare le canzoni. Bravo. Questo è il modo melodioso di porgere una canzone che ha una storia non molto bella. Certo. Perché la Tamuriata Nera non è un canto di festa, come sì. Io sono dato innamorato. Certo. La Magnani, Docet, e quindi è bella. Quindi complimenti a Roberta. Sì, abbiamo voluto proprio evidenziare la tragicità, perché in realtà c'è qualcosa di molto profondo. E si è sentita profondo. Parecchio, devo dire. Si è arrivata al cuore. Grazie. Grazie Roberta Minieri, grazie. Allora, continuiamo perché qua siamo però quasi alla fine di questa. Ricordo ai telespettatori che noi siamo in un salotto di Campania Felix TV dove stiamo ricordando. Omaggiando è più bella. Ma io che avevo capito, mangiando. No, mangiando lo mangiamo dopo. Noi scherziamo e ci fa piacere anche fare qualche battutina, però andiamo avanti, cosa ci proponi? Allora, io adesso dovrei leggere il brano. Ah, devi leggere? Devo leggere. Addirittura. Devo leggere come? Ma sai leggere? Girati verso le nostre telecamere. Dai, il con microfono. Fabio. No, ma ce l'hai il microfono? Si sente? Ce l'hai? Si sente comunque. Ok. Allora, gli emigranti. Affiora una certa amarezza rispetto a un presente capovolto nel leggere le storie di quei 2,5 milioni di italiani, poveracci e disperati, che cercarono all'estero i mezzi per guadagnarsi il pane. L'emigrazione, valvola di sfogo per la disoccupazione altissima, fu fortemente incoraggiata dai governi italiani dell'epoca. Una parte dell'emigrazione fu anche clandestina. Ne passavano 100 al giorno di clandestini italiani attraverso la frontiera con la Francia. In molti ci lasciarono la pelle. Solo la fame, la miseria, le ferite della guerra in quegli anni erano di qua, da quest'altra parte del confine. Il borgo di Santa Chiara era l'unico scorcio d'Italia che gli emigranti in partenza dal porto di Napoli riuscivano a scorgere dai bastimenti in rotta verso le Americhe. La struggente Santa Lucia Lontana ebbe subito un successo enorme, ovviamente anche oltreoceano. Si pensi all'omonimo film americano del 1931, uno dei primi col sonoro sincronizzato. In Italia la canzone fece da colonna sonora al documentario Napoli che canta, girato nel 1926 da Vincenzo Leone, il padre del più celebre Sergio Leone.
Napoli che canta era all'apparenza solo un tributo alla canzone partenopea, ma in realtà nel suo procedere le immagini diventavano sempre più struggenti, fino a diventare strazianti nella sequenza finale, dove una donna con un bambino in braccio guarda dalla spiaggia una nave che si allontana. Non una Napoli da cartolina, quindi, ma la denuncia della miseria nell'Italia dell'epoca. Cosa insopportabile per Mussolini, che bandì la pellicola. E quindi noi vogliamo ascoltare una canzone che ricorda, proprio gli emigranti e con la tristezza, anche se vedo passare il nostro amico Domenico. Domenico, di qua, siediti. No, perché lui, io pensavo fosse andato via, invece sta ascoltando con l'elmetto in testa tutte le canzoni che stiamo facendo qui in studio. Certo, è l'elmo traduttore. Ma no, ci facciamo la pizza a coppia. Prego. Il Panama. Parto nei vasti me, per terra assai lontana, canta la burda e su napolitana. Canta la vatra me, o colpa già scompare, allora mi esovare, non può che Napoli lo fa morire. Santa Lucia, lontana di quanta malinconia, se giro una sana, se va a cercare fortuna, ma quando spunta luna, lontana Napoli non si può stare. Santa Lucia tu tiene solo in poche mare, ma più lontana stai, più bella mare. E un bambino e sirena, che adesso ancora è rezzo, corno un po' ricchezza, che è nata a Napoli, ce l'ho morire. Santa sana, se va a cercare fortuna, ma quando spunta luna, lontana Napoli non so può stare. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia, se giro una sana, se va a cercare fortuna, ma quando spunta luna, lontana Napoli non si può stare, ma quando spunta luna, lontana Napoli non si sempre meritatissimi gli applausi, ma questa canzone fa sì che ci vuole ancora la tua voce per dire qualcosa sulla guerra, perché poi siamo in chiusura, Sasà. Allora, questo
È una poesia, una canzone scritta dal grande Bovio e della tragedia di questa mamma che vede partire suo figlio per la guerra. E ci può stare una mamma con padre, con figli suoi carnali fa partire, senza il tana lacrimo, con figli che va in guerra e in guerra può morire. No, no, questo non può essere, non mi riciti, sì. A padre sì signora, a padre è santa, che vuoi? Voi figli nostri, eccoci qua. Partono in guerra e cantano, ma mamma no, ma mamma non canta. Perché non può cantare, io tengo solo a figli, ma e sono vecchia d'età. Figlia mia bella, Dio, t'ha già cresciuta sotto la stucciata mia, vicina a me, e non ti voglio perdere. Mamma ti ha fatto avuto, i ninni miei per te, e prima che si inserano che stucchia, ti ha già avrei. Verita? Io non me lagno. E non mi metti scorni per i o figlia mia che parte. Ma che sono mamma, io chiagna. E quando, quando una mamma non piange per un figlio? Annabella, chissà quante volte le nostre mamme, anche per una sciocchezza che per loro riceve ogni, mamma non chiagna. E ogni pill ne fanno nutrava. Allora io siamo quasi in chiusura, però vorrei anche io dedicare qualche cosa di musicale, visto che abbiamo chiacchierato tanto. Ah, sì. Però c'è un una canzone, questa qui, in italiano. Abbiamo tanto ricordate le canzoni napoletane. Però voglio fare un omaggio a Lucio Dalla, che è un figlio di Napoli anche lui, perché diceva sempre: io sogno tutte le notti di essere napoletano. Guarda che cosa bella che diceva il nostro amico. Allora c'è un brano proprio, forse autobiografico, non sappiamo, ma che si chiama 4 marzo 1943. Paolo Cuccaro. Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a ninna nanna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a
carte e bevo vino. Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Grazie, grazie. Io voglio ringraziare, vogliamo ringraziare tutti i nostri ospiti, perché fare questo salotto nel ricordare la festa della liberazione. Ci siamo liberati, diciamo la verità. Esatto, ti sei un po' liberato? Io sì, dopo oggi sì, veramente, lo posso dire. E allora che tutto il mondo si debba liberare delle guerre e delle imposizioni, perché non dobbiamo avere imposizioni, è vero? Giusto. La libertà non è star sopra l'altro. È il bene più grande che non ci può essere tolto. Allora grazie prima di tutto al nostro Domenico Formato, che ha formato, grazie a Nanni Loi, un'icona della nostra Napoli con le quattro giornate. Con gioia e con piacere che sono qui con voi e ho partecipato a questa trasmissione. Grazie, ti stringo la mano Domenico. Grazie a Marcello dei Panama, ringrazio anche tu gli altri, perché se no dici che hai fatto solo due. No, ma che cosa, no, il nostro Sasà Trapanese. Grazie, grazie a voi. Ebola, la nostra bellissima Deborah Cuccaro, i Panama. Non lo saprete, mi sono andato a fare anche ringrazio pubblico. La nostra Federica, Roberta Menieri, Federica Savarese. E la nostra grande e brava Annabella Amoretti. Grazie, grazie di essere stati con noi e di averci seguito. E non dimenticate mai di avere sempre libertà.